Il fisico del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, Marco Drago, ha vinto il Fame Lab Italia, il talent della scienza. Lo ha intervistato Alberto Orsini. Se io vi dicessi la parola pietra filosofale, a cosa pensereste? Dai, che c'è un talk scientifico su Harry Potter, c'è pure la maglietta. E invece no. Marco Drago, ricercatore del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, è il vincitore di Fame Lab Italia 2020, competizione internazionale per giovani divulgatori scientifici che ora lo vedrà impegnato in Inghilterra. Nella finale nazionale di Trieste, in 3 minuti ha conquistato pubblico e giuria raccontando come si forma l'oro nell'universo a partire dalle stelle. Abbiamo scoperto appunto pochi anni fa che gli elementi più pesanti vengono prodotti dalla fusione di stelle a neutroni, per cui in quei casi l'energia è così abbondante che appunto si riescono a produrre gli elementi pesanti che si trovano sulla Terra, come per esempio l'oro, che è solito quello che ci attrae di più. Padovano, 38 anni. Nella seconda università aquilana ad alta formazione scientifica, Drago si occupa dell'analisi dati nella ricerca di onde gravitazionali. Una vita, quella nel capoluogo, che per ora lo soddisfa. L'Aquila è veramente una città in cui si può vivere bene, io sono molto contento di essere lì e sono anche contento di vedere che in questi 3 anni la situazione è cambiata poiché il centro si sta riempiendo di locali, di posti, di vita e le persone stanno cercando di ripopolarla e di viverla pian pianino. Ci sono ancora sicuramente molte difficoltà, però sono convinto che la città saprà andare avanti.